Ciao YouTube, io sono Simone Bondi, Bondi J, benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qua in centro Bologna, siamo in Piazza Maggiore e veniamo a raccontare 5 curiosità appunto su questa splendida piazza, proprio qua, nel centro di Bologna. Mi raccomando, iscrivetevi al canale di Bondi J, in questo canale, e mettete anche un bel mi piace per supportare appunto questo canale. Ricordiamo che in questo canale parliamo appunto sempre di Bologna, di quanto è magnifica questa città e parliamo anche di economia e viaggi, quindi un'ottima occasione per scoprire sempre cose nuove e per rimanere aggiornati appunto su tutte le novità appunto in generale. Per quanto riguarda l'economia e anche soprattutto per quanto riguarda le mete più belle per i vostri viaggi e soprattutto per quanto riguarda questa splendida città Bologna in cui facciamo tantissimi video, quindi mi raccomando iscrivetevi e mettete mi piace. Ma adesso partiamo subito con le 5 curiosità su questa splendida piazza, Piazza Maggiore. La prima curiosità riguarda proprio la torre che c'è alle mie spalle, ovvero la Torre dell'Arengo. Infatti questa torre veniva utilizzata nell'antichità per richiamare il popolo in piazza. Quando questa torre suonava, tutti erano pronti a venire in piazza e radunarsi qua perché c'era qualcosa di veramente importante da sapere, quindi era il momento di giungere in piazza e tutta la città si radunava proprio qua in centro di questa piazza. Quando la torre suonava, tutti i bolognesi in Piazza Maggiore. La seconda curiosità riguarda appunto questa pavimentazione che c'è all'interno di Piazza Maggiore, proprio al centro di Piazza Maggiore, che fu costruita nel 1934 ed è in granito bianco e rosa. Questa struttura si chiama crescentone e praticamente questo nome deriva dal crescente, che sarebbe una focaccia tipica bolognese. Infatti questa focaccia, come potete vedere dalle foto che Alessandro Mariani vi mette, appunto Alessandro Mariani, il nostro grande videomaker, vi mette all'interno di questo video, questa crescente è proprio questa forma, molto simile appunto a questa struttura che è stata costruita appunto proprio in centro Piazza Maggiore. È una struttura calpestabile molto molto bella, come potete vedere. La terza curiosità riguarda sempre questo crescentone. Infatti, secondo alcune leggende, se una persona che studia all'università percorre il crescentone da una parte all'altra, attraversandolo in diagonale, questa persona poi non si laureerà mai. Quindi mi raccomando, se siete studenti universitari, non venite mai qua in Piazza Maggiore e non attraversate mai in diagonale la piazza, perché è una cosa che porta molta molta sfortuna. La quarta curiosità ancora su questo crescentone riguarda appunto questa parte del crescentone, che è una parte che è stata distrutta, che è stata appunto rotta. Secondo alcune leggende questa parte è stata distrutta nel 1945 da un carro armato statunitense, quando è finita la Seconda Guerra Mondiale. Quindi secondo alcune leggende praticamente un carro armato statunitense è salito sulla piazza e salendo ha distrutto questa parte. Però poi ci sono anche alcune immagini di questo crescentone successive a questa data, che vedono questo crescentone intatto. Secondo un'altra versione, questa rottura appunto del crescentone avviene negli anni 70, quando c'è stata a Bologna una fiera appunto agricola e una mietitore Beatrice è salita appunto proprio su qua sopra, su questo crescentone in Piazza Maggiore, e salendo appunto ha distrutto una parte del crescentone. Quindi questa è, diciamo, la versione un po' più popolare, che infatti una mietitore Beatrice abbia distrutto il crescentone. Questa è la versione, diciamo, più popolare. La quinta e ultima curiosità riguarda la statua appunto che c'è qua sopra, qua vicinissimo a Piazza Maggiore, perché questa statua era dedicata a Gregorio XIII, uno dei papa. Purtroppo cos'è successo? Alla fine del Settecento, quando c'è stata l'invasione napoleonica qua anche in questo territorio, le persone avevano paura che Napoleone distruggesse questa statua, perché c'era stata una legge appunto napoleonica che prevedeva appunto l'abolizione delle statue sui papi, e quindi prendevano queste statue e le distruggevano per ricavarne appunto delle armi. Quindi cosa fecero i bolognesi? Decisero di riconvertire questa statua e dedicarla a San Petronio, quindi praticamente mascherarono un po' questa statua di Gregorio XIII, la dedicarono a San Petronio e così impedirono la sua distruzione. Infatti la statua è ancora qua, però non è dedicata a San Petronio, ma tutti i bolognesi sanno che questa statua è di Gregorio XIII, uno dei papi. Queste sono le 5 curiosità su Piazza Maggiore. Se vi sono piaciute, mi raccomando, mettete un mi piace, continuate a seguire il nostro canale YouTube e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Io ringrazio Alessandro Mariani, il nostro grande videomaker, ringrazio Samral, che anche oggi ci ha aiutato appunto con le riprese, la nostra camera woman, e noi ci vediamo domenica prossima sempre alle ore 15 con un nuovo contenuto. Io sono sempre Simone Bondi, Bondi J, ciao YouTube. Wow.